Ciao amici, mi hanno detto che vi piace giocare, è vero? Beh, oggi è il vostro giorno fortunato, perché abbiamo organizzato un concorso divertentissimo nella City Pinipon. Volete essere proclamati vincitori di Dov'è il mio Pinipon? Sì? Dai, incominciamo! Oggi la City Pinipon è un po' movimentata, si tiene il concorso Dov'è il mio Pinipon? Ciao a tutti, mi chiamo Andrea e informerò tutti gli amici Pinipon dell'evento di oggi. Sono qui con Luca e ora ci racconterà cosa pensa del concorso. Beh, cosa posso dirti? È un concorso favoloso, la prossima volta voglio partecipare anch'io. Beh ragazzi, sembra che qualcuno ci ha appena dichiarato le sue intenzioni per l'anno prossimo. Vedo che sei informatissimo. Potresti raccontare ai nostri telespettatori in cosa consiste? È un gioco semplicissimo, ci sono due squadre e ogni squadra deve cambiarsi i vestiti e gli accessori e nascondersi per la città e l'altra squadra deve trovarla. Ah ok, per questo il concorso si chiama Dov'è il mio Pinipon? Esatto! Grazie mille Luca! Come vedete amici, è un gioco semplicissimo e potrete giocare con noi da casa scrivendo nei commenti. Quest'anno c'è molta concorrenza ma non voglio rivelarvi niente di più. Passo parola a Lucia, la presentatrice del concorso. Il gioco è appena iniziato! Ciao amici del mondo Pinipon, benvenuti al primo concorso di Dov'è il mio Pinipon? Ora conosceremo le squadre partecipanti. I primi sono Marco e Maria, si fanno chiamare i doppia M, amanti dei videogiochi. Soprattutto del telefono e degli orsetti di peluche, sono così morbidi e carini. Sono pronti per vincere, vi auguriamo buona fortuna. E di qui Anna e Vittorio, due compagni di classe. Vittorio adora le patatine fritte, sono buonissime. E Anna la cioccolata calda, la adoro! E sono pronti a salire sul podio! Buona fortuna anche a voi! Beh ragazzi, chi inizia? Se volete iniziate voi! Grazie mille! Siete gentilissimi! Cosa vuoi che sia? Anche se stanno gareggiando, questi Pinipon sono molto simpatici! Oh che ansia, non so come andrà! Ci siamo allenati, tutto sotto controllo. Squadra 2, andate alla giostra della paura mentre Marco e Maria si cambiano. È una delle cose più divertenti, non sanno che vestiti si metteranno e potrebbero essere nascosti in qualsiasi posto. Ecco, si inizia! Qui ragazzi avete tutti i vestiti e tutti gli accessori per la prova. Sei pronto Marco? Pronto. E tu? Pronta. La prova inizia tra 3, 2, 1, via! Mi sa che inizia Maria. Ha scelto una maglietta viola con i brillantini. Wow, ecco la prima sorpresa! Ci prova con i pantaloni del costume da scheletro. Si cambia il fiocco con uno viola. E aggiunge al suo completo un succo di cocco. È una scelta molto rischiosa, quei pantaloni attirano l'attenzione. Maria vuole rischiare. Vediamo cosa fa Marco. Ha scelto un maglioncino a righe. È evidente, questa squadra vuole rischiare. E ha optato per una gonna gialla e un hamburger. Non sappiamo se si è sbagliato per la fretta o se questa squadra è molto coraggiosa. Benissimo ragazzi, potete andare per la città e nascondervi tra la gente. Chissà se Vittorio e Anna vi troveranno. Dai, andiamo a cercare un posto.
Io ne ho già pensati alcuni. Vittorio, Anna, potete uscire? I nostri concorrenti stanno andando verso la città. Da questo schermo potrete vedere la città e dirmi se vedete i nostri concorrenti nascosti tra i pinipon. Anche voi potete partecipare da casa. Avete capito? Tutto chiaro, presentatrice. Benissimo. Marco e Maria sono già nascosti. Vediamo se li vedete. Ecco la città, è piena di pinipon. Ma dove saranno i nostri concorrenti? Voi ricordate come erano vestiti? Abbiamo visto la City. Vittorio e Anna, anche voi avete visto. Sapete dirmi dove è nascosto Marco? Io penso che sia nel burger. Ora lo verifichiamo. Giusto! Marco è lì e si sta mangiando il suo hamburger. Avete azzeccato! E Maria dov'è? Penso che Maria sia vicino all'ambulanza. Vediamo! Giusto! È proprio lì, Maria! Benissimo! Abbiamo indovinato tutto! Sì, fantastico, vero? E voi, amici, avete indovinato dove erano i nostri concorrenti? Scrivetelo nei commenti mentre aspettiamo la squadra 1. Bel colpo, ragazzi! Grazie! Sono sicura che anche voi sarete bravissimi. Dai, ragazzi, potete prepararvi! Ok, noi andiamo dentro la giostra così non imbrogliamo. Hai ragione, andiamo! Il tempo per cambiarvi inizia ora! Vittorio si è già messo la maglietta. Sembra incredibile, ma lo abbina con una coda da sirena. E una spada! Questo ragazzo adora rischiare. Ora si cambia anche Anna. Ha scelto una maglietta azzurra rotta, stile Frankenstein. Lo abbina con una gonna rosa dell'ultima collezione e un profumo fragranza azzurro. È ora di andare alla City! Andiamo! Che emozione! Li troveranno? Vediamo un po'. Spero che da casa vi ricordiate che vestiti portava Anna. Vediamo se li trovate tra tutta questa gente. E allora, dov'è Vittorio? Per me Vittorio è sulla moto. E la risposta è corretta! Benissimo, una giusta! E ora l'ultima domanda. Dov'è Anna? È facilissimo! Anna è sulle strisce pedonali vicino al semaforo. Giusto! Complimenti! Avete indovinato! Siete migliori in questo gioco! Entrambe le squadre hanno indovinato! E adesso cosa si fa? Uff! Che fatica questa corsa! Chi ha vinto? Non hanno ancora detto niente, stiamo aspettando! Eccoci qui, tutti quanti! Bambini e bambine! La squadra che vincerà i biglietti d'ingresso al Luna Park è...
le due squadre, perché avete fatto un meraviglioso pareggio. Congratulazioni a tutti! Yeah! Evviva! Evviva! Beh ragazzi, meno male che abbiamo vinto tutti quanti. Sì, visto che abbiamo i biglietti, potremo venire insieme al Luna Park. Spero che vi siate divertiti un sacco, siete stati dei concorrenti fantastici. Un saluto a tutti e alla prossima! Ciao di nuovo amici! Vi è piaciuto il concorso? Siete riusciti a trovare tutti i Pinipon? La presentatrice era simpaticissima! Vi ricordate il colore dei suoi capelli? Se sapete la risposta, scrivetelo nei commenti! E come sapete, se non volete perdervi neanche un video, iscrivetevi al canale e se vi è piaciuto mettete un like! Ora potete continuare a vedere molti altri divertentissimi video del mondo Pinipon, cliccando sull'immagine che vedete sullo schermo.